Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale due prodotti che messi assieme secondo me sono una cosa incredibile perché si sposano benissimo uno con l'altro. Il primo di questi due prodotti è l'applicazione DigiView. È un'applicazione disponibile solo per Android, quindi scaricabile dal Play Store, anche se adesso è solo in versione beta, ma funziona già in maniera più che dignitosa. E serve a far vedere in uno smartphone, quindi ad una persona vicino a noi, tutto quello che vediamo all'interno dei visori DJI. Quindi questo è sicuramente una cosa interessante per chi è vicino a noi e vede in tempo reale quello che stiamo vedendo noi all'interno degli occhiali. E già questa è una cosa super fantastica. Ma ragazzi, in accoppiata a lei la Magic Mask, tutto diventa incredibile. Questo prodotto che ho portato già e recensito in un paio di video, ve li lascio qua sopra nelle schede. Cosa fa? Riesce a riprodurre qualsiasi video, qualsiasi applicazione, qualsiasi foto, qualsiasi cosa noi abbiamo nello smartphone. Una volta che abbiamo inserito lo smartphone dentro a questo visore, ragazzi, è come avere indossato gli occhiali DJI, quindi tutto diventa incredibile. Perché a differenza dei soliti visori VR, quelli diciamo da 20-30 euro, che hanno bisogno di un'applicazione dedicata, comunque di un'applicazione che divida lo schermo in due parti e ricrei all'interno di queste due parti quello che vogliamo vedere. Tutto questo andando a perdere tantissimo in definizione e in qualità, e poi comunque solo con le applicazioni che hanno questa funzione di dividere lo schermo in due parti. Mentre con questa Magic Mask tutto è più semplice, perché qualsiasi cosa lei riesce a riprodurla. E in più, essendo il suo punto di forza proprio le lenti che riescono a fare questa cosa di dividere loro per i nostri occhi l'immagine che stiamo guardando, lo fanno con una qualità incredibile. Quindi più il telefono ha una risoluzione, una qualità alta, più quello che andremo a vedere sarà di qualità altissima. Infatti ragazzi, per chi ha provato gli occhiali DJI e sa come si vede all'interno di questi visori, quando si va a indossare questa sembra di aver indossato questi visori, perché la qualità è incredibile. Quindi avete capito bene che utilizzare un drone FPV, applicazione DigiView e questo visore per chi è qua vicino a noi diventa sicuramente un'esperienza pazzesca. L'unica differenza che c'è realmente con il visore DJI è diciamo la comodità, perché comunque avendo la maschera Magic Mask, il telefono inserito in maniera molto avanti, perché comunque lo spessore che hanno queste lenti e tutto ci fanno sentire molto il peso che abbiamo appoggiato alla nostra testa o al naso, mentre ovviamente il visore DJI non lo si sente minimamente. Però capite bene che non sono la stessa cosa, però questa maschera ci dà veramente un qualcosa in più anche dal punto di vista degli utilizzi molteplici che ha. Possiamo utilizzarla a vedere film, possiamo utilizzarla per vedere video, possiamo utilizzarla per far volare un qualsiasi drone che abbia un'applicazione, e lei ci dà diciamo la possibilità di farlo. E tutto questo come se fossimo davanti a un grande schermo, ed è un'esperienza fantastica. Quindi l'ideale è farlo con qualcuno che non ha mai volato con un drone freestyle FPV. Quindi in questo caso, quindi adesso entra in gioco lei, la mia assistente Sara. Ciao. Lei, Sara di 7 anni, proverà a indossare la Magic Mask per fare appunto questa esperienza di volo con il mio drone 5 pollici freestyle. Sara, sei pronta a questa esperienza? Sì. Sei agitata? Sì. Di cosa hai paura? Che mi fai cadere! Ma come ti faccio cadere? Al massimo cade il drone. Quindi adesso prepariamo tutto e decoliamo con il drone freestyle 5 pollici, visore FPV di DJI e applicazione DigiView e ovviamente il visore Magic Mask. Perfetto ragazzi, allora il drone è pronto, il visore DJI è pronto e come vedete nell'applicazione DigiView si vede quello che sta inquadrando il drone, cioè il mio fondoschiena. Quindi ragazzi, adesso inserisco lo smartphone nella Magic Mask e decoliamo. Allora, lei ha provato solo a volare con il DJI FPV, il drone di DJI, e pilotandolo lei con il motion control, però ovviamente in modalità normal, quindi il drone si alza in maniera verticale, va avanti in maniera lenta, cioè tutta un'altra cosa che essere a bordo di un drone freestyle, soprattutto poi pilotato da qualcun altro che poi va comunque con prestazioni completamente diverse, fa manovre diverse da quelle che ha mai provato lei a fare con ovviamente il DJI FPV. Quindi onde andare a evitare che abbia magari problemi di vertigine o che abbia qualche problema di equilibrio, la facciamo stare giù in ginocchio. Quindi Sara, mettiti in ginocchio, perfetto, stai ferma così, non ti muovere mai, perché se no mi togli il cavo, perché per fare questa operazione serve un cavo OTG, quello lungo non mi è arrivato in tempo, quindi ho dovuto usare quello che avevo, che non è lunghissimo, quindi lo spettatore non può allontanarsi troppo da me. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, mi raccomando, della Magic Mask, del cavo OTG e anche dell'applicazione DigiView. Quindi ragazzi, direi che è arrivato il momento di decollare. Di tu, pronti, partenza, via! Com'è? Come ti sembra? Bellissimo, sembra di girare il mondo. Eh sì, per la prima volta ti sembra proprio che gira il mondo. È bello? Oh, guarda, guarda, ci schiantiamo? Vuoi andare impicchiata dall'alto alto alto? Più alto che puoi. Oh! Quando non vedi più il drone. Ma il drone si vede, lo vedo sempre io. Guarda come siamo piccoli noi. Guarda come siamo piccoli. Oh! Hai visto come eravamo piccoli? Come non era tanto epico! Guarda adesso! Oh! È là in fondo la casa dei nonni. Ma com'è l'esperienza a guardare dentro in quella visore lì? Si vede bello bello? Sì. Guarda la pianta! Oh! Guarda dove siamo! Oh, hai visto dove eravamo? Come no? Ci siamo passati vicinissimi! Adesso guarda che vado vicino. Vedi che siamo noi qua? Vedi che siamo qua? Adesso ripartiamo velocissimi. Non tirare il filo. Guarda che passiamo adesso nel buco qua delle piante. Vuoi che passiamo nel buco? Tenta che passiamo nel buco! Sembra di essere al cinema! Sembra di essere al cinema! È divertente. Allora non ti porto più a vedere Me contro Te, già qua al cinema. Tenta, attenta, guarda il buco! Oh, abbiamo beccato un ramo! Hai visto che abbiamo beccato un ramo? Attenta che passiamo ancora nel buco delle piante. Oh! Vediamo. Ma ce n'è un altro, ma c'è tutti i rami nell'altro. Vediamo. Eh sì, in questo? Oh! Oh! Ripassiamo in questo? Oh! Com'è? Bello! È stato bello? Che dobbiamo riatterrare, che sono finite le batterie, perché sono finite le batterie. Dopo, se cambiamo la batteria, possiamo fare un altro giro. È stato corto. Come è stato corto? Atterriamo vicino. Ole! Ok, allora Sara, com'è stata l'esperienza? Bellissima. Come si vedeva? O come stai vedendo ancora? Sei ancora sotto al visore. Sembrava che sembrava che girava il mondo. Consigli la Magic Mask? Sì. Per fare queste cose? Sì. E per guardare i film? Sì. Per guardare le Winx? Sì. Per guardare Netflix? Sì. Per guardare Me contro Te? Sì. Ok, avete capito che sicuramente è un prodotto super incredibile e adesso ha acquistato ancora più valore, più possibilità di utilizzo appunto con l'applicazione DigiView. Adesso recupero il drone e tiriamo le conclusioni di questa cosa che abbiamo provato oggi. Ok ragazzi, allora, avete visto che accoppiata incredibile che è questa applicazione DigiView, come ho detto all'inizio video, disponibile solo per Android, speriamo che prossimamente arrivi anche una versione per iOS. però questa applicazione sicuramente acquista un sacco di valore in più dal punto di vista delle esperienze, di quello che trasmettiamo a chi sta vicino a noi con lei, la Magic Mask, che rende possibile di far sembrare tutto come se fossimo davanti a un grande schermo. Dal punto di vista della qualità video, della definizione, ragazzi, è come avere indossato il visore DJI, perché c'è una qualità davvero incredibile di queste lenti che se lo smartphone ha una qualità buona, qua vedremo davvero limpidissimo, nitidissimo. Quindi ragazzi, spero che questo video, seppur semplice, serviva solo per farvi capire e farvi trasmettere, anche se nel limite del possibile, perché non posso farvi vedere cosa si vede qua dentro, cioè posso registrare lo schermo del telefono ma niente di più, ma non è come trasmettervi quello che si vede realmente qua dentro, quindi vi dovete fidare di me, vi dovete fidare della mia assistente. Sara, vieni a dare la conferma di come è fantastica la Magic Mask. Vai Sara, spiega tu come ti è sembrata e com'è la Magic Mask. Sembra che giravo tutto il mondo. E come si vede? Bene. E come ti sembrava vedere qua dentro, che me l'hai detto anche mentre stavamo facendo volare il drone, che ti sembrava di essere? Al cinema. Perché ti sembrava di essere al cinema? Cos'è che ti dava quell'impressione? Lo schermo, né? Perché lo vedi in grande ed è una cosa davvero fantastica. Infatti l'idea di questi due ragazzi era proprio quella, cercare di dare l'esperienza di essere come al cinema, però essendo a casa con su un visore, e ci sono secondo me riusciti benissimo, e poi se tutto questo lo portiamo su un drone FPV, quello che possiamo fare adesso tramite l'applicazione DigiView diventa tutto fantastico. E poi ragazzi, come ho detto nei video in cui l'ho recensita, è possibile utilizzarla con qualsiasi tipo di drone che abbia un'applicazione, quindi un Mavic Mini, un Mini 2, un Air 2, un Air 2S, un Mavic Pro, un Pro 2 o qualsiasi drone low cost, cioè i vari SG 906, 108 o qualsiasi drone della MJX o anche l'F11 4K, cioè qualsiasi drone che abbia un'applicazione lo potete pilotare con lei, ed è una cosa, è un'esperienza davvero incredibile. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui ho cercato di trasmettervi insieme alla mia assistente Sara le sensazioni e quello che si prova a livello di esperienza utilizzando la Magic Mask con il visore DJI e un qualsiasi drone freestyle o qualsiasi drone FPV, speriamo di avere convinto che davvero questo visore è fantastico, perché come si vede qua dentro? Bene, e se lo dice lei, la voce dell'innocenza, sicuramente è così. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciateci un grosso pollice in su, seguiteci su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, stampe 3D, voli in FPV, sempre se vi va iscrivetevi al canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto non perdetevi nessuno dei nostri video e iscrivetevi. Iscrivetevi a questo canale YouTube. Quindi, ciao!